Io parlo della nostra manifestazione, che è quella fatta dal Comitato 27 febbraio contro il governo Draghi, una serie di organizzazioni politiche e culturali, a una settimana dall'insediamento di quel governo, avevano già definito quello che poteva essere il percorso che certamente il banchiere Draghi aveva in mente, che godeva di una grande di un grande favore, di una grande potenza di fuoco mediatica, che ha, come dire, coperto quelle che erano poi le reali intenzioni. Adesso che con l'abbozzo di legge finanziaria si cominciano a intravedere i contorni, beh, la luna di miele, diciamo, con gli italiani comincerà a essere diversa. Abbiamo sentito gli applausi del Consiglio dei Ministri. Non so se i poveri invalidi che prendono 287 euro, che si sono visti invalidi civili fino al 99%, che si sono visti privati già dal 15 ottobre della possibilità di superare una barriera dei 5.000 euro, che è nulla, no? Per cui perderanno anche il sussidio di 287 euro se superano i 5.000 euro annui. Cioè, se fanno un lavoretto piccolissimo anche da 50 euro al mese. Non so se applaudiranno quelli che dovranno andare in pensione in là negli anni, non so se applaudiranno i giovani che continuano a non trovare lavoro, non so se applaudono i cittadini tutti quando vedranno nella prossima bolletta del gas, della luce, un aumento del 30%, non so se applaudiranno quelli che riceveranno dalla prossima settimana, cioè dal 2 novembre, le cartelle esattoriali. Sono 60 milioni di cartelle esattoriali che stanno per arrivare. Non so se nel tempo non applaudiremo tutti, e dubito, sul fatto che gli estimi catastali cresceranno e poi arriverà la splendida Europa, l'Unione Europea, a dirci che dovremo di nuovo tassare la prima casa, e quindi ci troveremo, parlo dell'80% degli italiani che sono proprietari magari di una piccolissima casa, si troveranno a dover pagare un affitto in tasse per una ta casa che avevano già pagato. Ecco, il quadro si delinea molto bene, però dentro questa legge finanziaria, ad esempio, c'è l'aiuto per le fusioni bancarie e per le imprese. In realtà per le imprese non ne frega niente, specie se sono piccole, ma per le banche sì. Si chiamano DTA e li hanno confermati, sono sussidi pesanti che lo Stato italiano regala alle grandi banche. Insomma, ci sono tanti motivi per manifestare, non ultimo, importantissimo, quello contro i licenziamenti, per le delocalizzazioni e per l'uso del Green Pass, che è un grimaldello per discriminare. Sappiamo tutti che questo motivo del Green Pass non è una, diciamo, misura di igiene per la salute pubblica, ma in realtà è solo discriminatoria e divisiva, perché il lavoratore, lo studente, l'insegnante, che vanno nella fabbrica, nell'università, nella scuola, arrivano dopo essere stati pigiati in un carro bestiame che può essere quello di un autobus, di una metropolitana o di un treno pendolare. Quindi nulla relativo alla salute pubblica, perché se volessero aiutare la salute pubblica farebbero investimenti diversi. Nel PNRR, tanto declamato, la sanità pubblica vede degli investimenti all'ultimo posto, 19 miliardi, cioè nulla, in 6 anni. Tutto questo mentre le grandi multinazionali, penso ad Amazon, hanno fatturato solo l'anno scorso, sono dati scritti sul Corriere della Sera, 45 miliardi di euro senza pagare un solo euro di tasse. La manovra è di 30 miliardi, Amazon fattura 45 miliardi senza pagare le tasse. Qua si vede tutta la disparità di questo governo Draghi. Per questo motivo noi manifesteremo sabato pomeriggio, cioè domani pomeriggio, a Piazza San Giovanni con tutta una serie di forze della sinistra, marxiste, che hanno con noi intrapreso la vicenda del Comitato 27 febbraio contro il governo Draghi, e poi ci saranno anche personaggi illustri, da Carlo Freccero a Manlio Dinucci, un grande esperto di geopolitica. L'abbiamo fatto apposta perché c'è il G20. Poi non so, mi pare ci siano un'altra manifestazione con a capo i seguaci di Greta Thunberg. Benissimo. Vorrei ricordare a questi seguaci dell'ambiente
che è giusto cambiare l'ambiente, ma basta ricordarsi però di un dato: il 70% dell'inquinamento nel mondo lo fanno le prime 100 multinazionali, e quindi non è colpa della signora Pautasso che si dimentica la luce accesa nel bagno, oppure del signor Rossi che fa male alla differenziata. L'ambiente lo rovinano le grandi multinazionali e non i singoli individui. Ma ho letto delle piattaforme, ma la piattaforma, diciamo così, quella di Fridays for Futures è una piattaforma, diciamo, voluta dalla CGIL, poi si finisce col PD, ecco, e noi col PD non ci vogliamo proprio andare, è un'altra cosa. La nostra piazza sarà piena anche di lavoratori, ci saranno i lavoratori della Stellantis, della Electrolux, ci saranno quelli di Alitalia, ci sarà il segretario del sindacato metalmeccanici FMLU, cioè è una piazza che ha delle proteste da fare fortissime, ma anche molte proposte a partire dal lavoro e alla sanità pubblica. Se volessi schematizzare, mi rifarei alla frase di Chico Mendez, che poi è una riflessione seria, che diceva che l'ambientalismo senza lotta di classe, cioè senza un cambiamento dei rapporti di forza nel pianeta, dal punto di vista di sistema, è solo giardinaggio. Ecco, io credo che ci sia una cosa molto seria che va detta. I signori delle grandi industrie, della finanza, hanno inquinato il mondo. E hanno fatto i soldi inquinando il mondo. Adesso vorrebbero fare i soldi raccontandoci che vogliono disinquinarlo. Se non si cambiano i modelli di sistema, francamente è ben difficile che questo arrivi. Basterebbe guardare poi la cosa più semplice in Italia, perché poi contano le cose che vedi. Ci hanno, diciamo così, imbottito di tematiche ambientali, della green economy, dei passaggi, della transizione ecologica. Bene, la prima notizia che abbiamo concreta sulla nostra pelle della transizione ecologica è che le bollette del gas e della luce aumentano del 30-40%, insomma fa un po' ridere. Ci sono due visioni del mondo, evidentemente. Una è quella degli Stati Uniti e dei propri alleati, l'Unione Europea, che pensano a un comando nel mondo. Peraltro gli Stati Uniti sono l'unica grande potenza che ha basi militari sparse in tutto il mondo. Andatevi a vedere la mappa, è impressionante. Sono basi militari con decine di migliaia di soldati sparse in ogni angolo del pianeta con bombe atomiche. Questo la dice lunga su un modello, come dire, a comando occidentale, oppure su un modello che si basa sul multilateralismo e tendenzialmente sulla coesistenza tra sistemi diversi, ma da un punto di vista non della guerra o della guerra guerreggiata, che è quella che oggi, partendo dalle materie prime, si sta svolgendo. Se voi vedeste tutti i punti di tensione nel mondo e sovrapponeste questa mappa dei punti di tensione con la mappa dove c'è acqua, carbone, gas, petrolio, e scoprireste che le due mappe sono assolutamente sovrapponibili. Ci sono delle cose che sono davvero inverosimili dal punto di vista anche della politica. Voi pensate che la forza politica più forte dentro questo Parlamento è rappresentata dal Movimento 5 Stelle, che ha oltre 300 deputati e senatori, quindi più di un terzo, e quindi ha una maggioranza, diciamo così, relativa. Dal punto di vista politico, pensiamo alla vicenda del reddito di cittadinanza, che io peraltro reputo una modalità non confacente alle richieste del mondo del lavoro da parte dei più deboli, perché appunto bisogna difendere molto i più deboli e bisogna dare grandi opportunità di lavoro per tutti. Ma detto questo, il Movimento 5 Stelle, dal punto di vista della difesa di questo strumento, conta meno del 2 di picche, cioè conta più Renzi con 20 senatori che il Movimento 5 Stelle con 300. Ma io però non mi perderei troppo nell'andare a vedere qual è il meccanismo, diciamo così, della politica fatta dai partiti.
Perché se voi vedete, mentre si fa una legge finanziaria, mentre si prefigura una rotta per il nostro paese molto chiara e molto negativa, la politica si azzanna e si azzuffa sul DDL Zan, cioè su una cosa, diciamo, laterale. Alla politica viene consentito di azzuffarsi su queste cose, penso appunto al DDL Zan, mentre invece il governo è quello di Draghi. Cioè Draghi parla dell'economia, parla della società, parla della vera politica, perché lui è un banchiere e oggi la politica la fa la finanza. Alla politica normale e istituzionale viene lasciato appunto, vengono lasciati i grandi litigi, per cui hai Letta che litiga con Renzi, Salvini con la Meloni e via di questo passo. Però la politica sta in un piccolo stagno e il governo del mondo e dell'Italia in questo caso è affidato ai banchieri e alla grande finanza. Mi pare che con questi rapporti di forza presenti nella società non ci sia nessuna figura che può rappresentare, come dire, una garanzia, togliamocelo dalla testa. Realisticamente potrebbe appunto esserci uno come Draghi che arriva e si prende l'intera partita andando al Quirinale e poi controllando la nomina di un Presidente del Consiglio, magari il Ministro dell'Economia o qualcun altro, che sia lui strettamente collegato, governando di fatto dal Quirinale. Quello che diceva Mieli l'altro giorno, Paolo Mieli, un notista importante del Corriere della Sera, sul Corriere della Sera diceva sostanzialmente, forse sarà perché una volta era comunista, non so, Mieli forse pensava alla dittatura del proletariato e oggi pensa alla dittatura del liberalismo. Diceva, facciamo una legge elettorale proporzionale, così si dividono in tanti partiti e così la politica cessa di fatto di esistere e così Draghi governa per sempre. Chiaramente lui non credo pensi solo alla figura di Draghi, però pensa a una modalità di governo dove l'economia e la finanza controllano le cose importanti e alla politica così si lascia appunto il tempo di litigare. Anche il fatto che questa legge finanziaria non definisca bene i contorni del massacro sulle pensioni che ci sarà e su altri temi fondamentali dal punto di vista della vita economica e sociale, lascia forse pensare che Draghi, come dire, non stringa ancora i bulloni della macchina, perché comunque c'è un ultimo passaggio che lui deve fare eventualmente per andare al Quirinale, cioè deve essere votato da questa pletora di parlamentari. Che, come dire, non si deve proprio mettere contro, no? È chiaro che se Draghi viene eletto al primo turno, al primo giro, voi sapete c'è una maggioranza qualificata nelle prime votazioni e quindi c'è la necessità di fare il pieno dei voti, perché non è che Draghi può presentarsi e non raggiungere il quorum della maggioranza qualificata e quindi, come dire, deve ancora blandire forse per l'ultima volta questa politica inefficace, incompetente e come dire, litigiosa, ma che non conta praticamente nulla. Se ne sono accorti anche i cittadini, non è che sono stupidi. Quando va a votare solo il 40%, quindi la maggioranza assoluta dei cittadini non va a votare, vuol dire che c'è un respingimento nei confronti della politica. Se poi guardiamo anche facciamo una valutazione di dove si va a votare, scopriamo che le periferie hanno i seggi deserti, quindi vuol dire che è un segnale ancora più forte, non tanto di disaffezione, ma quanto di percezione che la politica non entra, non intercetta la vita delle persone che vivono, diciamo così, in maggiore difficoltà. Ma la maggiore difficoltà oggi arriva all'80-90% della popolazione, non solo il lavoro dipendente, pubblico e privato, ma anche il ceto medio che si sta depauperando, potremmo dire proletarizzando. Ho l'impressione, se volessimo schematizzare anche un po', visti i tempi della comunicazione, non possiamo addentrarci molto nei particolari, cerco di sintetizzare il mio pensiero in questo modo. Conte era uno che prendeva gli ordini da quelli come Draghi. Draghi è uno che dava gli ordini a Conte e adesso invece governa lui direttamente. Ma la sostanza fondamentale non cambia, se non appunto in immagini di facciata.